Una tre giorni di grande musica per trasmettere solidarietà ai lampedusani, accoglienza ai profughi e riconoscenza ai soccorritori. Organizzata da Claudio Baglioni, dalla Fondazione Oscià, insieme alla Nazionale Italiana Cantanti e all'Associazione Artisti Amici, Susi ti apre la stagione turistica dalle Isole Pelagie alle prese da mesi con l'emergenza immigrazione. Proprio da questa parola che abbiamo preso dal dialetto siciliano, Susi ti alzati, sollevati, tirati su, vogliamo prendere ad esempio quello che l'isola ha mostrato in tutti questi anni e anche nei primi mesi di quest'anno. Questa idea di un nuovo umanesimo, insomma, di un nuovo modo di stare insieme per cercare di costruire un mondo futuro che sia degno di essere abitato. Al porto di Cala Pisana, Baglione e una squadra di interpreti, cantautori e musicisti daranno vita a un grande concerto. La manifestazione ha preso avvio ieri sera con un triangolare di calcio tra una squadra formata dalle forze dell'ordine che operano sull'isola, il Lampedusa Calcio e la Nazionale Cantanti, presente tra gli altri con Luca Barbarossa, Riccardo Fogli, Sandro Giacobbe, Paolo Meneguzzi, Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi e con il supporto dell'ex portiere della Fiorentina Calcio, Giovanni Galli, e il difensore del Milan, Nicola Legrottaglio. Si parla di Lampedusa solo per i problemi che ci sono, ma io credo che ci siano cose belle da vedere, io sono venuto a vedere questo. Lampedusa è uno dei posti più belli del Mediterraneo ed è un posto fantastico per venire a farci le vacanze. Per la cronaca la vittoria finale è andata alla formazione dei cantanti, ma ieri sera a vincere sono stati tutti gli isolani. Con l'arrivo dei primi turisti, Lampedusa vuole lasciarsi alle spalle i mesi difficili delle centinaia di sbarchi di migranti.